giugno 2023. Nella parte precedente, qua in alto, abbiamo indagato come Benedetto XVI abbia utilizzato due volte la parola munus secondo l'espressione esercizio del munus, che significa che Benedetto XVI non ha mai trattato del possesso dell'ufficio del papato o della responsabilità del papato o del dovere del papato, ma ha trattato solo della rinuncia all'esercizio dell'ufficio del papato. Ora, nella declarazio, Benedetto XVI ha utilizzato anche tre volte la parola ministerium. E adesso andiamo ad indagare il significato che Benedetto XVI stesso ha dato a questa parola nella declarazio stessa. In più, Benedetto XVI ha utilizzato una volta anche un sinonimo di ministerium, nella forma del verbo servio. Ehi, scopriamone alcune. Si ricorda pure il confronto con il libro Nient'altro che la verità, che ha scritto che Benedetto XVI, dopo due volte che ha usato la parola munus, avrebbe privilegiato il concetto di ministerium, che invece era, secondo lui, la parola giusta e più forte nella tradizione teologica. Questo perché, essendo di formazione un teologo, per lui la parola munus, eccetera, avrebbe significato sia papato sia triamunera dei fedeli. E allora, nella frase della rinuncia al papato, avrebbe usato la parola ministerium, come visto in un'altra indagine qua sopra. Bene, adesso vediamo se le cose stanno come dice il libro. Tra l'altro, Nient'altro che la verità chiude l'argomento con la certificazione. Ma nessuno di noi, neanche il canonista Bertone, ritenne possibili equivoci reali. Il che vuol dire che in Vaticano sono tutti d'accordo. Chi per malvagità, chi per incompetenza. Cardinali incompetenti. Purtroppo la traduzione della sala stampa vaticana. Il segretario di Stato, che era appunto il canonista Bertone, che è il capo di tutta l'amministrazione del Vaticano, sia civile sia religiosa, compresa la sala stampa vaticana, ha deciso una traduzione identica con la parola ministero, sia per la parola munus, sia per la parola ministerium, complicando la comprensione della declaratio. Infatti, per esempio, se ordinariamente il codice di diritto canonico traduce la parola ministerium con la parola ministero, per esempio canone 553, auditis pro suo prudenti, eccetera, eccetera, Ministerium Exercent, Vatican.va traduce in italiano ministerium i sacerdoti che svolgono il ministero. Come si vede, ministerium è tradotto ministero. Invece, sempre il codice di diritto canonico e sempre di Vatican.va traduce la parola munus con la parola ufficio. Per esempio, il famoso canone della rinuncia del Papa. 332, sezione 2. Si contigat ut Romanus Pontifex muneri. Declinazione di al munus. Muneri suo renuntiet, eccetera. In italiano, Vatican.va traduce nel caso che il Romano Pontefice rinuncia al suo ufficio, eccetera.
La parola munus è tradotta con la parola ufficio, non ministero, come ministerium. Così, per correggere questa traduzione ufficiale della declaratio, contraria perfino al codice di diritto canonico, occorre mettere insieme l'originale con la traduzione. Questa è la traduzione italiana e questa è la versione originale in latino, nella quale sono cerchiate le due presenze della parola munus e le tre della parola ministerium. Ora le uniamo e tada! Abbiamo la traduzione italiana integrata di munus e ministerium, rispettosa di Benedetto XVI. Il significato che Benedetto XVI ha dato alla parola ministerium. Nella frase della rinuncia si legge che Benedetto XVI ha rinunciato al ministerium. Dichiaro di rinunciare al ministerium. Che cosa significa la parola ministerium? Occorre prendere vocabolario? No. Benedetto XVI ha scritto nella stessa declaratio in cosa consiste il significato della parola ministerium. Per cui, anche se dal vocabolario di latino Olivetti, per esempio, si viene a sapere che ministerium significa principalmente servizio, è più importante il significato che Benedetto XVI ha dato a questa parola. Si trova nella terza ed ultima sua presenza nella declaratio. L'ha messo all'interno del ringraziamento ai cardinali, anche perché tutta la declaratio è indirizzata a loro. Carissimi fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministerium. Dunque, che cos'è il ministerium secondo Benedetto XVI? È quel qualcosa del papato che il papa può anche delegare ad altri, ai cardinali in questo caso, i quali lo svolgono attraverso il lavoro. Ossia, questo lavoro, anziché io, papa, lo fai tu, cardinale, e lo fai con me, perché è il mio ministerium. Cioè, è una delega, non è una cessione di autorità. Non fa come vuole. Totale, si ricava che il ministerium è il lavoro del papa. Parola di Benedetto XVI. Conseguenza, ogni volta che nella declaratio si legge la parola ministerium, la si deve completare in ministerium lavoro. Andiamo a farlo. Risalendo la declaratio alla seconda presenza della parola ministerium, Benedetto XVI ha dichiarato di rinunciare al ministerium lavoro del papa. Dichiaro di rinunciare al ministerium lavoro, da cui ora si ricava chiaramente che non ha rinunciato al papato, alla responsabilità del papato o al dovere del papato verso Gesù Cristo. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. No, ha rinunciato solo al lavoro del papa, al ministerium lavoro. Infine, risalendo alla prima presenza della parola ministerium, Benedetto XVI ha scritto che gli era diminuito il vigore sia del corpo sia dell'animo
per amministrare bene il Ministerium Lavoro del Papa. E così abbiamo finito le tre presenze della parola Ministerium. Ora, cosa intende Benedetto XVI con Ministerium Lavoro del Papa? Lo ha scritto appena prima, nella definizione dei due gruppi di attività che costituiscono l'esercizio del munus ufficio. Precisamente, il Ministerium Lavoro è un gruppo di attività insieme ad un secondo gruppo di attività che il latino Benedetto XVI ha espresso alla fine della declaratio col verbo servio. Andiamo a vedere questi due gruppi. Il ministerium è una attività del munus. Come detto, il codice di diritto canonico di Vatican.va traduce la parola munus con la parola ufficio, non ministero come ha fatto la sala stampa vaticana. E in questo modo deve essere tradotta nella declaratio. Munus, ufficio. All'inizio, la prima volta che si incontra la parola munus ufficio, Benedetto XVI ha dichiarato che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il munus ufficio petrino. Come visto in dettaglio nella parte precedente, col verbo esercitare, Benedetto XVI ha cominciato subito a parlare di attività. Non ha parlato di responsabilità del papato verso Gesù, o di pressione morale, o altro. Immediatamente dopo, Benedetto XVI utilizza la seconda volta la parola munus ufficio per descrivere le attività del suo esercizio. Ex sequi debere, in latino, tradotto in compiuto, ma più precisamente deve essere eseguito, realizzato, esercitato. Tra l'altro, se Benedetto XVI intendeva rinunciare all'incarico del papato, mettersi a descrivere invece le singole attività del papato, ben quattro, è palesemente senza senso. Come dire, mi dimetto da essere papa. Sapete, il papa deve fare quattro cose, suddivise però in due gruppi. Secondo voi, cari cardinali, se Benedetto XVI rinunciava al papato, a cosa serve questa precisazione sulle attività del papato? Andando a leggere, Benedetto XVI ha scritto che il munus ufficio di papa deve essere compiuto secondo due gruppi di attività di uguale importanza. Questo munus ufficio, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Allora, l'espressione non solo significa che c'è un secondo gruppo di attività, mentre l'espressione ma non meno significa che questo secondo gruppo è importante quanto il primo. Totale, ciascun gruppo è importante al 50%. Come si vede, Benedetto XVI non ha parlato del possesso del munus ufficio. Non ha fatto un discorso storico, oppure la storia dei precedenti 40 papi
che hanno rinunciato al munus ufficio. Dopo questa spiegazione dell'esercizio del munus petrino, Benedetto XVI smette di utilizzare la parola munus e comincia ad utilizzare la parola ministerium perché... chissà perché, cari cardinali. Perché smette di parlare dell'esercizio del munus ufficio nella sua totalità e comincia a parlare di una parte più specifica dell'esercizio, il ministerium lavoro. Infatti, Benedetto XVI, la prima volta che utilizza la parola ministerium lavoro, lo fa per specificare la precedente dichiarazione di mancanza di forze. Prima ha detto: le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il munus ufficio petrino. Ora, dopo la descrizione dell'esercizio del munus ufficio, usando la parola ministerium, specifica: vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministerium lavoro. Cosa c'è da osservare? Che Benedetto XVI non ha ripreso l'espressione esercizio del munus ufficio. Dunque, non gli manca il vigore per tutto l'esercizio del munus petrino, ma gli manca il vigore solo per l'esercizio di uno dei due gruppi di attività descritti prima. Quel gruppo che, a partire da questa frase, ha cominciato a chiamare ministerium lavoro. Sì? Tra l'altro, questa è pure una denuncia indiretta di non essere aiutato dalla Curia del Vaticano, come è stato per tutti gli altri papi nel loro lavoro durante la vecchiaia. Sì? Sì? In quale attività pratiche consiste il ministerium lavoro del Papa? Mentre nella frase precedente, Benedetto XVI, per spiegare l'esercizio del munus ufficio, ha usato due coppie di attività generiche, questo munus ufficio, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le parole e le opere, ma non meno soffrendo e pregando, in questa frase specifica cosa intende con la prima coppia di attività, opere e parole, e in più utilizza anche per la prima volta la parola ministerium lavoro per riassumerle in una definizione. Quindi, prima esplicita, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene, come li definisci? Il ministerium lavoro. Ora, il senso comune fa associare l'attività con le opere a il governo della barca di San Pietro e l'attività con le parole a l'annuncio del Vangelo, riassunte poi nella definizione di ministerium lavoro, secondo il senso comune. Tuttavia, Benedetto XVI, nell'ultimo paragrafo della Declaratio, fornisce una conferma a questo senso comune. Infatti, dopo aver citato la seconda coppia di attività generiche, soffrendo e pregando,
poi non ha più detto nulla riguardo a loro. Ma nell'ultimo paragrafo, Benedetto XVI fornisce una definizione anche a questo secondo gruppo, completando così la sua definizione dell'esercizio del munus officio e confermando ministerium lavoro solo come il 50% delle attività del Papa. Andiamo a vedere l'ultimo paragrafo. L'ultimo paragrafo della Declaratio. È curioso, oppure è una cecità spirituale. Sia l'inizio della Declaratio, in cui Benedetto XVI indica i destinatari esclusivi della Declaratio. Cari fratelli, vi ho convocati a questo concistoro. Sia l'ultimo paragrafo, in cui Benedetto XVI indica il proprio futuro a partire dal 1 marzo, sono quelli fondamentali, però sono pure quelli completamente ignorati. Purtroppo è un effetto della traduzione della sala stampa vaticana. Nell'ultimo paragrafo, Benedetto XVI riprende a parlare del secondo gruppo di attività del Papa. Per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. I punti fondamentali di questa frase sono la specificazione anche in futuro e il verbo servire. Se Benedetto XVI avesse rinunciato al papato, avrebbe scritto qualcosa come: in futuro servirò in modo nuovo, con la preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Invece, la specificazione anche in futuro lascia ricavare, tra le tante altre eventuali possibilità, che stia parlando proprio della stessa preghiera che sta effettuando al momento presente da Papa. Ossia, riassumendo, il messaggio sembra essere, per quanto mi riguarda, la stessa preghiera per la Chiesa che faccio al momento presente, la farò anche in futuro. Veniamo ora al verbo servire. Benedetto XVI, oltre a comunicare questa prosecuzione anche in futuro della stessa preghiera petrina, ha pure definito questa attività della preghiera del Papa come un servire. Eccola qui, nell'originale in latino: quod ad me attinent etiam in futuro vita orationi, preghiera, dedicata sancte ecclesiae dei, toto ex corde servire velim. Servire in latino dal verbo servio, che significa servizio. Ta-da! Significa servizio esattamente come anche la parola ministerium significa servizio. Eccole qui, dal dizionario latino Olivetti, prima servio, qui si legge servizio, poi ministerium, e anche qui si legge servizio. Dunque, a questo punto risaliamo la Declaratio, fino all'esercizio del munus ufficio di Papa. Si può ora ragionevolmente pensare che Benedetto XVI abbia definito il gruppo di attività soffrendo e pregando come servio. Servizio. Dunque, per differenza,
viene confermato il senso comune di associare la definizione di Ministerium Servizio Lavoro al gruppo di attività con le opere e con le parole, e quindi anche alle applicazioni pratiche per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. In più, Benedetto XVI ha confermato queste due definizioni, ministerium e servio, anche con una caratterizzazione di tipo grammaticale. Infatti, la parola ministerium è un sostantivo ed anche le attività, opere e parole sono indicate attraverso due sostantivi. Opere è un sostantivo, parole è un sostantivo. Invece, la parola servio è un verbo. E anche le due attività, soffrendo e pregando, sono indicate attraverso due verbi. Dunque, sembra proprio una voluta doppia associazione e differenziazione per via grammaticale. Dunque, con le nuove informazioni è possibile comprendere meglio la declaratio. La frase originale della definizione dell'esercizio del munus officio del Papa è: questo munus officio, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Ora è possibile precisarla in questa frase. Questo munus officio, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con il ministerium servizio lavoro delle opere e delle parole, ma non meno con il servio servizio servire del soffrendo e pregando. Dopodiché, tra questi due gruppi di attività, lui dichiara di non avere più il vigore per amministrare bene il gruppo del Ministerium Lavoro, delle opere e delle parole, che specifica pure nelle applicazioni pratiche governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Di conseguenza, poi dichiara di rinunciare a questo Ministerium Lavoro delle opere e delle parole. Quindi ringrazia i carissimi fratelli cardinali che fino a un certo momento col loro lavoro hanno portato con me il peso del mio Ministerium Lavoro delle opere e delle parole. E alla fine afferma che anche in futuro vorrà servio servire con la preghiera la Santa Chiesa di Dio, ossia che proseguirà il gruppo di attività servio servizio del soffrendo e pregando, dell'esercizio del munus officio petrino. In questo modo la declaratio ha una buona coerenza dall'inizio alla fine. Un'ultima conferma da parte di Benedetto XVI, che abbia rinunciato solo all'attività delle opere e delle parole, la darà il 27 febbraio 2013. Nell'ultima udienza generale, quando afferma: non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa. La potestà di governo si esercita con le opere e con le parole, col ministerium lavoro.
Ossia, ha ripetuto, questa volta ai fedeli, quello che aveva scritto ai cardinali nella declarazio. Dichiaro di rinunciare al ministerium lavoro. Rinunciare al lavoro che hanno svolto anche i cardinali con lui. Quel lavoro, con le opere e con le parole, nell'applicazione pratica del governare la barca di San Pietro. Questa volta ai fedeli ha semplicemente detto: non porto più la potestà dell'ufficio, sottinteso Petrino, per il governo della Chiesa. Non ha detto che non porta più l'ufficio Petrino. Invece, il libro Nient'altro che la verità gli ha attribuito proprio il significato di rinuncia all'ufficio Petrino, in accordo con la traduzione della Segreteria di Stato Vaticana, che ha applicato la traduzione ministero della parola ministerium lavoro anche alla parola munus ufficio, confondendo misteriosamente quasi tutti gli intellettuali. Nella prossima parte ci metteremo nei panni di Benedetto XVI, prima di scrivere la declarazio, quando aveva davanti a sé solo un foglio bianco. E ugualmente ci metteremo nei panni della Segreteria di Stato, che ha compreso benissimo le intenzioni di Benedetto XVI e che ha scelto la parola ministero per la traduzione sia di ministerium sia di munus per ottenere i propri risultati peccaminosi contro i fedeli, contro il mondo e contro Dio. Alla prossima, indagatori!